Vai, che bella vittoria! Scusate, cari amici in deris, però insomma, con la fede rossonera che ho, il grande Milan, seppur insomma, è che il campionato femminile ha sempre un certo rilievo. Vince in rimonda contro l'Inter e aggancia al secondo posto la Fiorentina in zona praticamente. Qualificazione Champions League femminile, gara che al primo tempo è stata, diciamo, equilibrata 0-0. Nel secondo, vantaggio delle nero-azzurre con Bartonova 51esimo, al 69esimo, pareggio delle rossonere con Torvald Dönstr. Non so se si dice così. Poi quello che ha fatto cambiare il match è stata l'espulsione di Merlo al 71esimo per l'Inter e Giacinta 78esimo in sacca al 2-1 che poi si rivelerà il punteggio finale. Vittoria del Milan favorevole nonostante abbia faticato e non poco le rossonere di Maurizio Ganz. Quotate tra l'1 e il 27 e l'1,30, quindi come ho detto, Inter che si pre cioè Milan appunto predisposta adesso se seconda, terza, 32 punti appaiata con la Fiorentina, Milan che sarà impegnata proprio con la Fiorentina nel prossimo fine settimana, ma in Coppa Italia. L'Inter dopo due vittorie di fila ritorna a un risultato negativo, sesto posto con 18 punti. Prossima sfida delle rossonere in campionato il 16 febbraio, quindi tra 2 settimane, in casa del Tavagnacco che lotta per non retrocedere. Quindi ribadisco e mando la linea più tardi quando ci sarà il video sul Milan maschile e spero anche in una vittoria del Perugia così da fare vittoria o pareggio così da fare un video, ovviamente in onore anche di Gaucci. Ribadisco, il Milan femminile vince il derby contro l'Inter 2-1 in rimonda e aggancia la Fiorentina al secondo posto con 32 punti. Quindi la lotta per l'ultimo posto Champions League a disposizione è sempre viva e lo sarà, credo, almeno fino alla fine del campionato. Così spero io e credo tutti gli amanti del calcio in generale. Ciao a tutti, ci vediamo più tardi.